Buongiorno cantanti! Oggi parleremo del velo palatino. Il velo palatino è una parte del nostro corpo, in realtà una parte del tratto vocale, che si trova esattamente dopo il palato duro, quello che sentiamo dietro i denti, subito dietro i denti, di sopra. Andando dietro con la lingua si può, continuando a fare questo clac, andando indietro si sente che non è più duro, non si sentono più le ossa, ma si sente una parte soffice. Questa parte più soffice è il velo palatino. Allora, quando noi dobbiamo utilizzare questa parte, facciamo un po' fatica, perché come il diaframma è un muscolo semivolontario, quindi non è che a comando come un braccio, le dita, chiudo gli occhi, apro gli occhi, fa tutto quello che voglio io. In realtà no, in realtà in parte lavora da sé. Spontaneamente. In parte possiamo imparare ad allenarlo e a farlo lavorare come vogliamo noi. Molti utilizzano la tecnica dello sbadiglio, che è molto funzionale. Facciamo uno sbadiglio. Abbiamo fatto il nostro sbadiglio. Allora, attenzione, che cosa succedeva mentre aprivamo così tanto il velo palatino? E emettevamo un suono, il che aiuta già subito a capire che cosa lega il suono allo sbadiglio. Succedeva che in realtà all'interno della nostra bocca, quasi in gola, si aprisse una cavità. Bene, questa è la cavità che fa parte di tutta quella serie di parti del nostro, diciamo, del nostro corpo che si chiama tratto vocale. Il tratto vocale non è solo il velo palatino, quindi noi per allenare il velo palatino dobbiamo allenare tutta un'altra serie di cose e non possono essere staccate. Non è che si possa prendere il naso, alleno il naso, alleno la bocca, alleno la gola, alleno il velo palatino. È tutto insieme. Noi siamo un corpo che produce arte, quindi tutto lavora insieme, a partire dalla respirazione fino al tratto vocale e viceversa. Quindi, senz'altro è molto utile utilizzare, sbadigliare, cercare di esercitare un movimento di apertura che viene facilitato dall'abbassamento della laringe, quindi il pomo d'Adamo per gli uomini, la laringe è questa parte un pochino più appuntita che noi sentiamo e che è quell'insieme di cartilagini che proteggono le corde vocali. Allora, attenzione, se noi l'abbassiamo, le corde vocali si tendono, si avvicinano, nel momento in cui arriva su il flusso d'aria, quel pochettino di soffio, le facciamo vibrare in modo molto naturale e allo stesso tempo aiutiamo nell'abbassare la laringe ad alzarsi il velo palatino. Il velo palatino quindi deve essere molto esteso quando noi cantiamo. Ebbene, questa è la teoria, però poi la pratica, soprattutto la pratica durante il cantato, va allenata con i vocalizzi e sempre con qualcuno che ci guarda per verificare se stiamo effettivamente facendo la cosa giusta e soprattutto non solo che ci guarda, ma anche che ci ascolti. Allora, se noi vogliamo iniziare a lavorare sul velo palatino, possiamo fare dei semplicissimi esercizi che possono partire da una U, per esempio. La U è la vocale per eccellenza che ci aiuta un pochino a partire, no? Immaginiamoci un po' il verso della scimmia. U, 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 U. Oppure il verso del lupo. Au, au. Ok, allora, sospiro di sollievo, come ogni volta. Sospiro di sollievo. Inspiriamo aprendo bene il torace. Nel momento in cui abbiamo aperto il torace, abbassiamo bene i muscoli dorsali e laterali. Au! Facciamo il nostro verso del lupo, oppure il verso della scimmia. Ok? Una volta fatto il verso della scimmia, proviamo a fare
Proviamo UO. Tutto quello che ci viene spontaneo, dobbiamo riuscire in qualche modo a riprodurre dei suoni senza vergognarci di lasciare andare la voce, lasciarla andare via dove vuole. UO. Voi. E allora, sospiro di sollievo sempre. Ok. Attenzione perché poi abbiamo anche la E in italiano, quindi facciamo. Voi. Bene, U-I. Molto bene. A cosa abbiamo dimenticato? Ah, naturalmente la O, la O. Allora, poi facciamo una piccola parentesi sulle vocali italiane. Quindi molto bene. Adesso, naturalmente, pensiamo sempre di aver prima scaldato la voce, ok? Dunque, attraverso l'esercizio del brr, ok? Quello aiuta sempre. Dunque, perché stiamo lavorando così con il velo palatino? In realtà stiamo cercando di attivare tutta la muscolatura che interviene nel cambio vocalico, perché questa muscolatura ci aiuta a riconoscere la risonanza, che è un aspetto della tecnica che non può andare separatamente rispetto al velo palatino. Sono due argomenti che vanno trattati insieme. Quindi cerchiamo di introdurre anche questo di argomento. Che cos'è la risonanza? La risonanza è il punto in cui noi sentiamo vibrare i suoni, semplicemente, quindi deve essere a questo livello. Per qualsiasi genere e per qualsiasi tecnica, in realtà di tecnica ne esiste una sola, generi ce ne sono tanti, e esistendo ormai, essendo stato accettato anche il canto moderno, sappiamo che il canto moderno ha una varietà di possibilità espressive dalle quali può attingere. Per essere più specifico, no? Nei generi, il canto moderno non è una cosa generica. Abbiamo il jazz, che è uno stile ben preciso in cui si usano moltissimo i risuonatori sulle nasali, si sente tantissimo, no? Oppure il canto rock, che è un misto tra la potenza della classica e l'apertura della pronuncia del jazz, o del blues, ancora meglio. Il blues, che ma è questo mondo libero dove si possono trovare gli urlatori, come anche invece persone che cantano con una tecnica veramente raffinatissima. Ecco, e andando avanti, non parliamo del country e western, che hanno forti, appunto, caratteristiche nasali anche loro, eccetera. Allora, noi abbiamo questa grandissima possibilità di scelta e in questo senso si crea confusione. Allora, noi dobbiamo chiarire che la tecnica del canto è una sola e bisogna sempre partire dal quello che viene considerato il bel canto. Da una sorta di posizione di sicurezza, poi noi possiamo prenderci le nostre deroghe in base allo stile che scegliamo. Allora, in questo caso io adesso propongo un esercizio
che è molto interessante per il discorso della risonanza e della maschera. La maschera, come ve ne immaginate, è questa zona della faccia e, nella quale noi sentiamo la zanzara che risuona qua. Quindi vediamo un po' come facciamo a farla risuonare. Allora, io direi un bel gnam 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 gnam. In questo caso sto cercando di far lavorare i suoni nasali, però attenzione, non dobbiamo chiudere la gola e fare gnam gnam gnam, questo non deve esistere, e dobbiamo sempre respirare, perché se noi non utilizziamo il sostegno quando facciamo esercizi di questo tipo, finiamo facilmente in gola. O che cosa vuol dire finire in gola? Spingiamo, ci affatichiamo la nostra voce, e quindi non stiamo lavorando in modo corretto. Facciamo molta attenzione. Il gnam, gnam, gnam deve essere a un livello di risonanza alto e sostenuto dal torace sempre ben aperto, quindi dalla sazietà d'aria, e dalla schiena, che a livello qua, a livello dei fianchi, nella parte morbida tra la fine del torace e l'inizio del bacino, è ben appoggiata, aperta e allargata, e il pavimento pelvico che sostiene dal basso. Quindi a livello proprio della cintura noi esercitiamo una piccola pressione all'interno che ci permette di far lavorare tutta la muscolatura idonea. Quindi mai gli addominali frontali, perché quelli sono come un pugno in pancia, non possiamo né tirarli fuori né in dentro volontariamente, altrimenti creiamo tensione e il diaframma non scende liberamente, ma sì gli addominali laterali e il pavimento pelvico, che invece ci sostengono. Quindi iniziamo a fare questo. Gnam 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 gnam. Voi. Gnom 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 gnom. Gnom 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 gnom. Poco fiato qui. Nim 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 nim. Nim 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 nim. Nim 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 nim. Più o meno tutte le vocali italiane, abbiamo cercato di lavorare molto sulla M per essere sicuri anche alla fine della vocale di aver mantenuto la posizione di risonanza alta. Sentire che la M continua a risuonare qui e a darmi una sorta di sensazione di ronzio vuol dire che sono rimasta sulla posizione giusta, cioè che canto sul fiato, non senza sostegno, in poche parole. Adesso andiamo ancora un pochino avanti, però questa volta, una volta introdotte le vocali, io inizierei a fare un classico gnam gnem gnem gnom gnom. Gnam gnem gnem gnom gnom. Voi. Qui e evito tutta la zona del passaggio salendo, così ci scaldiamo un pochino meglio. Partiamo già dall'alto con un interessantissimo suono che, aspettate, parto un pochino da qua. Ok. Qua dobbiamo cercare di lavorare bene con la C dura, attenzione.
ci cerchiamo di abbassare la laringe, però questo lavoro va fatto con moltissimo garbo. Non è una roba, cioè non dobbiamo mai esasperarle le posizioni, sempre con garbo. Respirando. Chiu, chiu, chiu. Puntando bene il naso e concentrandoci bene anche su questa sorta di smorfia nella quale sentiamo lavorare bene gli zigomi. Non è un sorriso, attenzione, però gli occhi ridono. Ecco, molto importante, cerchiamo sempre di mantenere quando cantiamo gli occhi che ridono, mentre con la bocca dobbiamo avere la libertà di muoverci come ci pare. Per questo che abbiamo fatto tanta ginnastica della faccia nei video precedenti, vi ricordate? Allora, chiu, 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 voi. Di più la I e a chi piace di più la U, dipende un pochino, ognuno ha un po' le sue simpatie. Adesso facciamo, allora facciamo brr, brr, brr. In questo caso non è più l'esercizio di riscaldamento, abbiamo più un brr vero e proprio, e facciamo briu, briu, no, anzi abbiamo già fatto io. Facciamo bra bri bri bro bru. Voi. Bra bri bri bro bru. Attenzione a pronunciare bene la R, mi raccomando. Bra bri bri bro bru. Ok, prima di ogni vocalizzo, sempre inspirare aprendo il torace e far partire i muscoli del sostegno, ok? Bra bre bri bro bru. Voi. Bra bre bri bro bru. Voi. Bra bre bri bro bru. Di cambio vocalico sono sempre esercizi in cui si attivano il velo palatino e la risonanza. Perché? Perché richiedono articolazione. E quindi se noi abbiamo una buona articolazione del linguaggio, lavorando bene sulle vocali, ma tanto sulle consonanti, allora riusciamo a non spostare la risonanza. Ovviamente il sostegno è fondamentale perché questo avvenga, ma anche l'articolazione del linguaggio. Allora, non a caso nel canto classico la A, così come ho fatto io adesso, non viene utilizzata. Nel canto classico sicuramente deve essere comprensibile il testo, quindi se si canta farfugliando ovviamente non va bene, non è bello, non è un bel canto, ma bisogna utilizzare le vocali ben impostate come si deve. Noi possiamo utilizzare la pronuncia anche leggermente più aperta. Allora, vorrei lavorare adesso su un esercizio
che mi piace moltissimo per cercare di attivare questo ronzio che è quello poi della risonanza. Allora, è un cambio vocalico stretto, 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 nel quale cerchiamo di utilizzare anche le cavità nasali con il sostegno, quindi senza mai abbandonare la voce a se stessa, perché sennò va a finire che appunto ci strozziamo e ci facciamo male alla gola. Quindi dobbiamo lavorare bene, bene, bene prima inspirando. Quindi da sole riuscite a rendervi conto di quanto sia impossibile parlare del velo paratino senza parlare della respirazione e senza parlare della risonanza. I concetti sono assolutamente un unicum e quindi noi non possiamo separarli. E quindi anche gli esercizi devono essere sì fatti pensando al velo palatino, ma tenendo conto di tutto il resto, altrimenti il velo palatino non potrà mai lavorare per bene. In questo caso, per esempio, io chiedo adesso un sospiro di sollievo molto profondo con tanta concentrazione su voi stessi. Quindi, senza alzare le spalle, profondo, nel senso che il torace si deve aprire completamente, dandoci il senso di sazietà d'aria, ok? Ancora. Ci si deve sentire bene, eh? Quando si sta bene, allora si può partire con l'esercizio. Che cosa sono quei muscoli che dobbiamo attivare quando cantiamo? Allora, questa parte, come nel colpo di tosse, si deve allargare. E il pavimento pelvico a questo livello invece è come se cercasse di allargare le anche, ok? Quindi noi, partendo anche dai muscoli dorsali, quindi aiutandoci tantissimo con la schiena, iniziamo a fare, giusto per scaldarli questi muscoli, una bella S. Spingendo bene le mani fuori, e poi una S intermittente. Voi. Ancora, davanti allo specchio fatelo, eh. Ok. Adesso per fare un esempio di quello che dobbiamo fare nell'esercizio di cui stavo parlando, il cambio vocalico stretto stretto, vediamo prima cosa succede a livello del sostegno e poi dopo che cosa succede a livello del tratto vocale. Allora, abbiamo dobbiamo inspirare e vedrete nel momento in cui inizio con l'esercizio si allargheranno questi muscoli, cioè lasceranno spazio al diaframma finché scenda e il pavimento pelvico sosterrà tutto quanto. Allora, inizieremo con un miau, così. Deve sempre lavorare, altrimenti è inutile quello che stiamo facendo, eh? Ok, partiamo con il primo. Si tratta di un cambio vocalico stretto stretto, ma deve essere articolato veramente bene in modo da sentire che fra una vocale e l'altra avviene qualche cosa a livello sonoro. Si creano degli armonici. Per esasperare questa cosa, consiglio di andare a vedere dei video sul canto difonico, ok? Allora. Questa è la ricerca del suono, ok?
Ok, quando vi esercitate con questo tipo di suoni, quello che conta è veramente il sentire quello che succede all'interno, ok? Per trovare il punto di risonanza, il punto di collegamento con il nostro sostegno e a quel punto un equilibrio sonoro che ci dà il suono omogeneo in definitiva, in modo da poter avere sempre un suono uguale, ok? Un suono che abbia la stessa risonanza, sia che stiamo parlando del registro di petto, sia che stiamo in registro di testa, o ancora più complicato quando siamo sul passaggio. Il passaggio è la zona che io definisco sempre delle sabbie, sabbie molli, sabbie mobili, oh santo cielo. Sabbie mobili, vabbè, passatemelo, sabbie mobili, oggi ho problemi con l'italiano, scusatemi, problemi con le parole, vabbè, fa niente. Nel punto del passaggio noi non dobbiamo mandare su più aria per pretendere di eseguire un suono potente. Nella zona del passaggio bisogna diminuire la quantità di fiato che si manda su e non pretendere di cantare in modo potente. Quello che avverrà è utilizzare magari dei suoni, degli escamotage per dare un pochino più di suono metallico. Questo può capitare in certi generi musicali, come può essere nel rock, nel blues, nel rhythm and blues, nel soul, dove si cerca di dare un certo tipo di suono anche al passaggio, ma devono essere degli escamotage, non possono essere una spinta vera e propria. In realtà la quantità d'aria lì deve diminuire, altrimenti non riusciamo a superare quella zona che è un pochino così, un pochino delicata. Quando noi abbiamo alzato bene la risonanza del registro di petto, questo problema non si pone più, non lo sentiamo neanche più il passaggio, ok? Ma dobbiamo lavorare bene bene sul registro di petto e sul registro di testa per arrivare a questo, ok? Allora, proviamo ancora con il nostro esercizio di cambio vocalico. Inspiriamo bene. Espiriamo, sempre un sospiro di sollievo per prepararci all'esercizio, per essere sicuri che la nostra ispirazione non faccia. Ok? Allora. Cerco di aiutarmi un po' perché queste due vocali sono particolarmente adatte a risuonare creando degli armonici e ci aiutano per posizionare le altre, come abbiamo fatto anche all'inizio del video. Quindi, miau, voi. Quanto tempo volete, potete anche stoppare il video e continuare a eseguire questo esercizio finché non siete soddisfatti. E ora facciamo l'ultimo. Adesso, ultimo.
Ok, alleniamo ancora come ultimo esercizio il velo palatino. Alzando la laringe. Abbassando la laringe, chiedo scusa. Ancora? E mentre lo facciamo, pensiamo anche all'inspirazione, perché viene spontaneo, aprendo la bocca e aprendo il torace, lasciar sì che l'aria entri, no? Spontaneo, è la nostra natura, noi così respiriamo in realtà, ok? Quindi non forziamo la respirazione, ma agevoliamola aprendo il torace. Ogni volta che inspiriamo prima di cantare, ogni volta che inspiriamo prima di emettere il suono, dobbiamo lasciar sì che la nostra mente pensi al velo palatino, vedere ti sei azionato, hai aperto la nostra cavità vocale, quella che c'è dietro alla bocca e che serve per far muovere i suoni tra la bocca, il naso e la faringe anche, la zona che scende dietro, ok? Tutta quella zona è un tratto vocale, ok? Ancora un'ultima volta. Inspiriamo pensando di aprire bene anche il velo palatino. Possiamo fare inspiriamo pensando bene al torace che si apre, al sostegno che si appoggia, che si abbassa, ok? Allarga e abbassa e poi ancora. Pensiamo sempre ad alzare il velo palatino, eh? E la U. Su questa zona bisogna togliere un po' di suono, non cercare di spingerlo fuori, ok? Allora, sempre concentriamoci sul momento dell'inspirazione come momento di preparazione del vocalizzo e del canto in generale. Quindi è il momento in cui il nostro porto franco è sempre il momento dell'inspirazione. Quindi lavorate su questi esercizi prima di fare qualsiasi altra cosa per prendere confidenza con le vocali. Ricordatevi quindi il momento dell'inspirazione come momento in cui, seguendo un po' il corso dell'aria che entra, prepariamo il tratto vocale e contemporaneamente apriamo il torace. A quel punto la sazietà d'aria sarà completa, lo strumento sarà ben predisposto per accogliere il suono, basta far partire il sostegno e con la mente pensare al suono che si vuole eseguire. Esercitatevi, provate, provate, provate. E se vi fa piacere, schiacciate un bel pollicione su, iscrivetevi al mio canale, teniamoci in contatto. Ok? Buon canto a tutti! Ciao!